partiamo. Stiamo andando all'Isokinetica, abbiamo preso la macchina perché il percorso è tortuoso. Ciao! Potevamo portarsi dell'acqua per il viaggio lungo. Vieni qua con Simone. È dura? È durissima, non dura. Mamma mia. Eccoci, abbiamo raggiunto Simone Verdi qui nella palestra dell'Isokinetica. Abbiamo fatto un lungo viaggio da Casteldebole, abbiamo preso la macchina per venire a trovarti. Come sta andando la tua riabilitazione? Ho iniziato giovedì scorso con una seduta, con due sedute al giorno. I nostri tifosi vogliono sapere per che tempi possiamo sperare di rivederti in campo. Intorno a fine gennaio, probabilmente per stare anche un po' più larghi, poi se le cose si svilupperanno meglio, quindi riusciremo ad accorciare un po' i tempi, sicuramente sarà meglio. Tu sei uno di quei giocatori che anche da infortunato non vuole mai mancare, vuole sempre stare assieme ai compagni, quindi ti abbiamo visto allo stadio. Che impressione ti fa vedere la partita da fuori? Da fuori si vive in modo diverso la partita, perché poi per come sono fatto io, che mi piace stare in mezzo ai miei compagni, sicuramente è la cosa che mi manca di più, vivere le partite, vivere le emozioni che possono essere positive e negative, questo manca. Infatti sto cercando di lavorare per tornare il più presto possibile, perché questo è quello che mi manca. Quella cicletta l'ho fatta, non la devo più rifare. Oggi ti stai giocando un po' troppi jolly. Non è vero. Questo infortunio è arrivato in un periodo molto brillante per te, è rientrato anche un po' nell'ottica della nazionale. Sono dispiaciuto per quello che mi è successo, ma non tanto perché dovessi andare in nazionale, o quello sì anche, però sono cose che si conquistano poi con una maglia addosso, che è quella del club, no? Io sono rammaricato perché stavo facendo bene e volevo continuare a fare bene per questa maglia, che è quella che mi ha dato fiducia quest'anno, quindi questo è il dispiacere più grosso. A me manca stare con i miei compagni, vivermeli tutti i giorni, vivere lo spogliatoio, quindi devo cercare di ora non posso più fasciarmi la testa, come si dice, devo continuare a lavorare per tornare il prima possibile, basta. Quello che non ti manca, presumo, è l'affetto dei tifosi. No, questo no, i tifosi anche dopo l'infortunio mi hanno mandato, ho ricevuto tantissimi messaggi e per questo li ringrazio, perché mi stanno facendo vedere quanto mi vogliono bene. Ora sta a me ricambiare la fiducia che loro trovano in me. Ecco, anche noi vogliamo farti vedere come i tuoi tifosi ti vogliono bene. L'altro giorno allo stadio abbiamo registrato questo videomessaggio del tutto improvvisato con un gruppo di bambini al quale abbiamo chiesto di mandare un saluto al loro giocatore preferito, e quello che è venuto fuori, se riesco a fare play, qua. Bravo, è questo. Volete mandare un messaggio, non so, al vostro giocatore preferito? Forza Verdi! Forza? Verdi! Forza Verdi! Tutti Verdi, vogliamo fare tutti insieme un Forza Verdi, che così magari gli serve per guarire meglio, vai! Forza Verdi! Sono cose che emozionano, no? Perché poi, soprattutto quando è fatto da un bambino, che come si dice, sono delle anime pure, così, è una cosa bellissima. Quando ero piccolo io avevo degli idoli, adesso trovarmi ad essere, tra virgolette, un idolo per loro fa veramente piacere e sono orgoglioso di questo. Gli faccio un grande saluto e li abbraccio a tutti, singolarmente uno ad uno.